Le aziende non crescono mai per caso. Le aziende non crescono mai per un colpo di fortuna. Le aziende crescono sempre proporzionalmente alla crescita del vertice aziendale. Vogliamo sempre la certezza. Questa incredibile, fanatica ricerca della certezza. Ci sono due certezze nel mondo. La prima è la morte. Si muore di sicuro. È l'unica certezza. La causa principale di morte è la nascita. Magari il suo concorrente è veramente molto più bravo di lei. A quel punto chiuda. Anche la bussola non è uno strumento per la certezza. Bussola è uno strumento per vivere, per andare verso, per andare da qualche parte, per navigare. Un uccellino piccolo, quando è nel suo nido di notte, e poi la mattina quando arriva il sole e vede il cielo che non ha bordo, che sembra non infinito, immenso, cosa fa? Rinuncia a volare? No, vola. E questa è la nostra vita, la nostra impresa. Non dobbiamo rinunciare a volare. È finita l'epoca delle consulenze. Ma epoca, quelli sono tanti marchettari milanesi che negli anni 80 se la sono goduti alla grande. È finita. Adesso abbiamo bisogno di supporto culturale, perché a volte quando un'azienda è in competizione forte o in ipercompetizione o in una gara terribile o è sotto assedio, allora è tempo di guerra. Nel tempo di guerra cosa servono? Servono amici, fratelli che ti rinfocillano, che combattono con te o ti danno... Oppure quando tu torni dal campo di battaglia ti massaggiano il ginocchio, che sei acciaccato. E poi quando vinci la battaglia, quindi vuol dire quando cominci a fare grande profitto, beh, al dividendo di pace. Nella guerra nessuno deve chiedere soldi, nella pace c'è sempre il dividendo di pace per tutti. Dove dobbiamo concentrare? Dobbiamo concentrare sui valori e attori. Qual è il valore dell'attore? È la conoscenza. Se noi non siamo disponibili ad acquistare maggiore conoscenza, la nostra azienda non può crescere. Non c'è altra ricchezza se non quella dentro. Fuori c'è solo pericolo. L'altro giorno ero insieme ad un grande cliente e facevamo questo ragionamento e cercavo di stimolarlo a mandare le persone agli incontri di formazione. E lui diceva una cosa molto semplice, dice: hai ragione Eusebio, per l'amor di Dio, bisognerebbe formare le persone, bisognerebbe dare la possibilità di crescere le persone. Ma se io formo le persone, se io le faccio crescere, se io le do maggiore conoscenza e poi questi vanno via tutti, questo è un problema, è sicuramente un problema. Però c'è anche un altro aspetto. Se io non ne formo nessuno, non li aiuto a crescere, non gli do maggiore conoscenza, non gli do maggiori competenze e poi rimangono tutti. La capacità, la creatività, la dimensione della capitale umano è quello che fa la differenza. Questo è qualcosa di non si può improvvisare, non è un capitale materiale a cui si può dare in un solo momento, si può investire o in un solo momento si può disinvestire. È una sedimentazione, è un cumulativo incrementale valore che si crea solo nel corso del tempo, però bisogna subito cominciare.